Non riesco più a dormire la notte, il nervoso, la paura mi sta rodendo. Quindi parlo e lascio i miei messaggi perché li vorrà sentire, perché li vorrà seguire. Probabilmente non uscirò neanche viva da questa cosa, però io ho fatto quello che dovevo fare. Voglio raccontare una cosa. Avantieri, quando ho visto della morte di quel povero ragazzo ammazzato a calci e pugni nella discoteca, dove nessuno ha fatto niente, ho pianto, mi ha fatto piangere da morire con la notizia che non avete idea, mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto così tanto che poi oggi ci ho proprio pensato, perché mi ha sconvolto così tanto la notizia di questo ragazzo? Che sì, sono una madre all'età di mio figlio, eccetera, leggo tutti i giorni di notizie terribili, di morti di giovanissimi e mi medesimo nei genitori, però devo ammettere che mi ha sconvolto veramente tanto. Poi ci ho pensato bene e non era soltanto il dolore di una madre, era il dolore di vedere queste persone, tutti questi giovani là che guardavano l'evento attraverso il loro telefono, così che non hanno più il senso della realtà, l'hanno perso, non hanno più anima, non hanno più nulla. E ho pensato, ho pianto perché mi ha dato l'occasione di piangere, perché ormai neanche piango più. E avrei tante ragioni per piangere in questi 11 mesi che non avete idea. Però piango raramente perché non me lo posso permettere, perché quando piango so che poi mi indebolisco. Non posso passare alla guardia. E mi sono resa conto che mi sono immedesimata in lui, in questo povero ragazzo. Mi sono immedesimata perché mi sono sentita come lui, in mezzo, lì, dove tutti stanno guardando e aspettando di vedere chi vince. E siete tutti là impassibili, come avete fatto con Dottore, quel santo uomo che l'avete lasciato morire, inventandovi le scuse più indegne. E lo stesso sta accadendo a me. State tutti guardando questa cosa che sta accadendo a me, come se a voi non accadrà mai. State soltanto guardando un intrattenimento. Oh, come finirà? Che cosa farà? Ah, vediamo. E siete tutti là intorno a guardare. Se la mafia mi ammazzerà, la mafia italiana, la mafia vietnamita, se mi ammazzo io, vero? Chissà come finirà. Tutti là a vedere come finirà, però nessuno a muovere un dito. Le uniche sono le 200 persone. E tutti a ridere, poveraccia, 200 persone, 200 persone che hanno firmato solo, cosa vuole fare? State zitti, quelle 200 persone sono 200 persone dignitose che hanno avuto il coraggio di firmarla questa petizione, di sostenermi, perché questa petizione, se invece di 200 ne avesse avuto 2000 di firme, il Vietnam mi avrebbe già ascoltata. Quindi a tutti voi che adesso vi state indignando di fronte alla morte di questo ragazzo e per i 300 ragazzini, che non sono stati in grado di muovere un dito, voi siete come loro, che state soltanto aspettando di vedere come finirà. Finirà bene. Finirà bene. Finirà bene ad ogni modo, perché io ho la coscienza a posto, perché io, invece di parlare e basta, sto finalmente facendo qualcosa per cambiare la merda che ci circonda. E voi state solo guardando. Seppure mi ammazzeranno, qualunque cosa succeda, non vi indignate. Fate come avete fatto come dottore, dite che se l'era cercato. Triste,
non sono triste per quello che sto attraversando. Quello che sto attraversando mi sta dando forza e mi sta facendo capire un sacco di cose riguardo alla vita e il mondo in cui viviamo. Ma sono triste per voi, che non avete capito nulla, che vi basterebbe muovere un dito per diventare persone migliori. Invece muovete solo la bocca e giudicate cose che non potete neanche immaginare, perché voi lo sforzo di fare qualcosa non l'avete mai fatto. Vorrei dire tante altre cose, ma non le terrò per me, perché so che tanto tutto quello che direi verrà usato contro di me. Siete solo bravi a criticare, ma non siete in grado di fare nulla. Mi manca mio figlio, non lo vedo da 7 mesi ed è nascosto in campagna perché è stato minacciato, e se si avvicina a me mi fanno fuori. Gli è stato ordinato di convincermi a lasciare il paese perché altrimenti mi fanno fuori. Non basta, vero? Non vi basta, ci volete vedere morti. Io sono a posto, continuo nella testa alta, poi pensate al nostro, buonanotte a tutti.